Bene gente, è giunto il momento di mettere a mano la piccola aquila rossa. Iniziamo mettendo dell'olio dentro i cilindri. Ecco, questa è la candela dopo quasi 2500 km di utilizzo quest'estate. Non mi sembra messa male. Fatto un cilindro, adesso passiamo all'altro, mi vedrete meno bene. Ecco, questa è la candela del cilindro di destra. È forse un pochino più unta, non lo so, però adesso ve le faccio vedere sulle due assieme. Candela di sinistra e candela di destra. Quella di destra è un po' più unta, però gli elettrodi mi sembrano più o meno uguali. Adesso vado a mettere l'olio anche nel cilindro di destra. Uso un po' di olio motore con questa pompettina, tre pompate in ogni cilindro. Ho fatto girare il motore con l'olio per cui si è distribuito nella canna dei cilindri e adesso rimetto le candele, rimetto le pipette e poi passiamo a togliere la batteria. Ecco, non serve stringerle molto forte perché intanto la moto non verrà messa più in funzione. Bene, adesso procedo allo smontaggio della batteria. La prima cosa, bisogna togliere i fianchetti. Prima preferisco togliere il negativo, la massa, così se quando svito un positivo qualcuno va a toccare il telaio non succede niente. È tolta e poi andremo a mettere in un posto per ricaricare. Allora, ricompongo tutti i fili del più. La moto è dotata di un apparecchio elettronico che si chiama rad di regola, che mette assieme il regolatore di tensione e il rattrizzatore di Mogu. Ecco, è veramente efficiente. Da quando ho questo sistema non mi sono mai trovato con la batteria scarica, però
La qualità della corrente è sempre stata veramente di grandissima qualità. Intanto devo controllare che tutti i cavi siano ben messi. La moto ha anche un sistema di accensione con una centralina sempre di MOGU che ha bypassato, cioè non ha bypassato, usa ha dei condensatori di tipo super performante inseriti nella centralina stessa. E usa le puntine patinate solo come on-off. Devo dire che nei chilometri che ho fatto quest'estate in giro per il Trentino senza aver mai avuto un problema di accensione, sono credo dovuti a questa soluzione. Ok, fatto questo, passo a mettere un po' di CRC di WK-RAM nei tubi di scarico. Una spruzzatina di questi all'interno, ecco qua, il WQ40. Io sono abituato a dire alla francese WQ40. Bon. Allora, una spruzzatina di questo all'interno scusate, dei tubi di scarico in modo che facciano meno umidità. Poi adesso passerò con uno straccio un po' di WQ40 sull'esterno dei tubi di scarico in modo che anche questi siano un po' preservati. Sui dischi dei freni, vorrei dire che ce n'era un po' di meno all'inizio, insomma, un paio di frenate si metterà a posto, però dovrebbe prevenire l'ossidazione. E vedete questo qua, questo è molto segnato, perché è quello che funziona assieme al freno posteriore, mentre dall'altra parte, ma non potete vedere, che è quello che viene azionato solo dalla pinza, è molto più liscio. Ecco, direi che la piccola aquila rossa è pronta per andare alla nanna. Adesso aspetto che mi arrivi un coprimoto che ho ordinato su Amazon, forse arriva questo pomeriggio, poi la copro e quindi niente, fino a questa primavera non dovrei fare niente. Ma magari ogni tanto la tolgo dal cavalletto e la faccio muovere per dare un po' di rotolamento alla gomma anteriore perché non stia sempre su quella. E non pesi, e magari qualche piccola manutenzione. So, volevo cambiare, non mi funziona la luce del folle sul quadro strumenti. Voglio dire, non è fondamentale, però so, sarebbe bello che funzionasse tutto. Per cui, magari farò questo lavorettino qui. Altri in programma che possa fare io non ne ho, tranne un bel tagliando prima di rimetterla in funzione. E poi un giro da Giovanni Ercolini per una messa a punto generale prima della prossima stagione e una modifica al cavalletto laterale che vorrei fare in modo che stia sempre giù, insomma, perché adesso il cavalletto laterale si mette e poi magari ve lo faccio vedere. E,
viene tenuto in posizione solo dal peso della moto. Questo mi impedisce di metterlo prima di scendere. Se invece potessi tirarlo giù, armarlo, metterlo giù e averlo pronto prima di scendere, avrei più facilità a scendere, io che qualche difficoltà ce l'ho. Si tratterà poi magari di inventarsi un piccolo interruttore per mettere una spia o per impedire l'avviamento del motore con cavalletto armato. Ecco, questo è tutto. No, adesso magari vi faccio vedere, tengo il video acceso. No, poi ci sarà il discorso della batteria, come invernano le batterie. Ecco, al volo vi mostro questa cosa. Questo è il cavalletto laterale. Allora, il cavalletto laterale, se io lo tiro giù, torna su. Io devo tirarlo giù, appoggiare la moto, e poi sarà il peso stesso del cavalletto a tenerlo in posizione. Devo dire che non è una cosa che mi entusiasma, per cui dovrò trovare una soluzione. Dovrò trovare una soluzione anche a questo problemino. Ecco, qua sono le batterie delle due moto in carica. Questa qua è la batteria della mesh, che è morta, dovrò cambiarla. E questa è quella della piccola aquila rossa, che abbiamo visto avere già un livello di carica di 12,6, che va bene. Comunque dimetto il suo mantenitore di carica. Di tanto in tanto controllerò il livello del liquido. E niente, rimangono qua tranquille fino a quando non dovrò rimetterlo in funzione. Questa è la posizione che avrà la moto per i prossimi mesi invernali. Di fianco ci sta la mesh di Silvia, che è già stata messa a riposo. Aspetto dunque il coprimoto e poi sarà finita. Grazie di avermi seguito fino a qui, spero che questo video vi sia piaciuto e possa forse esservi stato un poco utile. Se questo fosse stato così, potete mettere un bel like e ci vediamo alle prossime. Ciao ciao!